Our primary concern at this point should be where do we go from here? A point well taken. Rock fa furiously. Oh, gli amici di Facebook, allora, PlayStation Classic, anche Sony si dà al retro gaming, ovviamente dopo il grandissimo successo delle console Mini NES e Mini Super NES e probabilmente in arrivo anche, insomma, le ulteriori retro mini console di Nintendo e anche di altre marche, mi ha visto Sega, insomma, immagino arriveranno praticamente tutti, Neo Geo, eccetera, eccetera, anche Sony, dicevo, si dà a questo particolarissimo mercato legato, insomma, alla nostalgia, comunque al retro gaming. Facile, perché è facile? Perché vi dà uno scatolotto a forma dei prima PlayStation con due controller inclusi, se ho capito bene, sì, due controller inclusi, alimentato via micro USB, semplicissimo, e con una bella porta HDMI da collegare semplicemente al televisore, in modo tale che accendi, funziona, lista giochi, scegli il gioco, giochi e vai. Ne varrà la pena, costa 99€, quindi non tantissimo in realtà. L'avevamo già visto in Mail Time 49, ma non potevo farvelo vedere perché eravamo sotto embargo fino ad oggi. L'embargo è scaduto, vediamo cosa c'è dentro la scatola e soprattutto colleghiamolo alla TV e vediamo come funziona. Allora, PlayStation Classic, vediamo un po' cosa c'è dentro la scatola esattamente. Tanto già la scatola, i colori, la grafica, eccetera, mi ricorda moltissimo la prima PlayStation, per cui insomma c'è del feelings fortissimo attorno a questa roba. Tac, PS, vediamo un po', qui si sfila, sì. Oh, com'è piccola, ragazzi, è piccolissima, è davvero piccolissima. Eccola qua, molto piccola, mi sembra molto bella. Tac, bellissima, bellissima, power, open, reset, tasti veri. Qui davanti due porte USB, vedete, quindi non, c'era rimasto il dubbio a qualcuno che i controller si collegassero con le vecchie porte PlayStation, ma ovviamente no, USB 1, USB 2, le porte memory card sono finte, sì, scusate se ho usato il coltello ma non riuscivo con il dito, sotto non c'è nulla, nella parte posteriore c'è la porta HDMI, la porta micro USB e qui c'è una probabile porta di espansione che non capisco se è finta o no, e non si capisce se è finta o no questa porta di espansione, probabilmente è finta, ovviamente non si apre il vano qui per i CD, infatti non capisco cosa serve il tasto open, adesso lo scopriremo insieme. Per il resto nella scatola che altro c'è, vediamo un po', ci sono i due controller che è un bel passo avanti rispetto per esempio al Mini NES, due controller che sono praticamente identici a quelli della prima PlayStation e poi hanno ovviamente la porta USB, come insomma vi stavo dicendo, 1 e 2 identici. C'è un cavo micro USB per alimentare la console, ma non so se c'è anche, esatto, non c'è però il trasformatore, qui hanno risparmiato, non si sa bene perché, però è anche vero che se la collegate al vostro televisore potete evitare di utilizzare il trasformatore, ma collegare direttamente questo cavo da micro USB a USB-A al televisore. Vi danno anche il cavo HDMI, cosa molto buona, e quindi fondamentalmente non serve nient'altro se avete una porta USB alimentata libera sul televisore. Se non l'avete invece dovrete trovare un trasformatore USB 5V, insomma, che però immagino insomma è ormai abbastanza comune un trasformatore simile, no? Allora, direi che bando alle ciance e la collego al televisore e vediamo un po' come si vede, come funziona e a cosa servono questi tasti, soprattutto reset e power mi è chiarissimo, open non capisco davvero a che diavolo serve e sono super curioso di questa storia dell'open, quindi sono andato a vedere sulle istruzioni in cui lo spiega semplicemente, serve in casi particolarissimi in cui il gioco richiedeva il cambio di disco, vi ricordate i vecchi giochi con più dischi, quindi può risultare necessario cambiare i dischi virtuali per il software per PlayStation che in origine è stato fornito su più dischi, se viene visualizzato un messaggio che richiede di cambiare disco premere il tasto open sulla console, si
si noti che premendo il tasto open si attiva la commutazione dei dischi virtuali, non si apre la console, non si apre un bel niente appunto su questa console che non ha niente per aprirsi, ma c'è questo tasto in più che fondamentalmente serve unicamente per quei casi diciamo super particolari in cui il gioco era fornito in più dischi e il gioco vi chiederà inserire disco 2, per intenderci, voi premete qui open e lui simula l'inserimento di un altro disco. Ma roba, lo accetto, diciamo così, crea sicuramente molta confusione questo tasto open, secondo me si poteva lasciare finto e risolvere via software, evidentemente no, però insomma. Comunque andiamo a collegarla alla TV e vediamo un po' come funziona questa PlayStation Classic. Allora, ho scollegato l'HDMI da questo Mi TV, ci collego questa PlayStation Classic, ok, tac. In più mi serve l'alimentazione, per cui uso il suo cavo micro USB e lo faccio andare in un'alimentazione che ho qui vicino, insomma, sperando che funzioni. Ok, sembra essersi accesa, vediamo un po'. Ok, mi dice che non sono collegati i controller e c'ha ragione in pieno, ne collego uno. Il cavo è da 1,5 metri, non è esattamente lunghissimo, potevano metterlo anche più lungo perché tanto a questo punto, cioè una volta inserito, una volta che c'è il cavo, voglio dire, tanto vale che sia molto lungo. Ok, mi fa scegliere la lingua. Ok, scegliamo la lingua, italiano. Guida i tasti della console, quindi chiudi il gioco e vai alla schermata principale col tasto reset, ovviamente accendi e spegni la console col tasto power e cambia dischi virtuali durante il gioco, appunto quello che avevo già scoperto. Me l'avrebbe poi spiegato. Ok, andiamo avanti, più le sei fotosensibile, sempre solita roba, poveri epilettici. Ok, c'è questa grafica un po' pixelata, riproduci, i giochi sono... non mi fa proprio impazzire questo carosello, no? È un po' una via di mezzo tra la PlayStation 4, però vedete però lo sfondo volutamente con questo gradient, però ovviamente non perfetto perché i colori sono pochi, ma questo è tutto voluto. Allora, guardiamo un po' i giochi, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms, Battle of the Shinden, Cool Borders 2, c'è anche giochi un po' sconosciuti, Destruction Derby, vabbè, Final Fantasy 7, molto bene, Grand Theft Auto il primo, molto bene, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid il primo, molto bene, Mr. Driller, Oddworld e Abe's Odyssey, capolavoro, Rayman il primo, molto bene, Resident Evil Director's Cut del primo, anche qui molto bene, Revelation Persona, ok, Ridge Racer Type 4, anche questo, ma vediamo un po' com'è, se regge dopo 20 anni, 1998, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, ok, e Siphon Filter, ho ricominciato, vediamo un po' come gira Tekken 3, premo A, riproduci, vediamo quanto dura il caricamento. Sembra molto veloce. Bla bla bla. Insomma, diciamo che su una TV 55 pollici 4K come ho io, insomma, la resa è quella che è, i pixeloni. Che non sono poi i bei pixeloni della grafica 8-bit, sono questo 3D di Tekken. Questa poi era videografica, computer grafica, voglio dire. In 4/3. Non è proprio bello bello oggi, dopo così tanto tempo. Saltiamo, se si può. Allora, vabbè, arcade. Mi spara subito Paul in faccia. Round 1. Fight. Beh, sì, insomma, non è male. Sto perdendo miseramente perché ovviamente sto pensando a
cosa dire invece che a giocare, infatti KO istantaneo. Allora, se vuoi tornare a cambiare gioco, select play, no, non funziona nulla. Quindi l'unica a questo punto è andare sulla console e premere reset, che mi fa tornare alla lista. Proviamo un altro gioco un po' più semplice. Oh, Cool Borders. Come me lo ricordo questo, bellissimo. Sì, insomma, la grafica della prima PlayStation al giorno d'oggi regge fino a un certo punto. Non mi suscita quell'effetto nostalgia che mi provocava la prima NES quando ho collegato la mini NES. Con quei bei pixeloni, no? Qui sembra semplicemente tutto sgranato e sbagliato. Ho questa idea qui, però magari a voi farà un altro effetto, no? Non so che dire. Vediamo un po'. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Ladies and gentlemen, may I have your... And I'm waiting for... Cool... Here we go! Come on! Queste schermate non sono proprio... So quanto hanno retto, insomma. Mamma mia. Insomma. Aveva questa grafica qua, la PlayStation, c'è poco da dire, eh. Sì, oggi fa molto ridere, però devo dirlo. Col tasto reset si ritorna al menu principale, molto semplice, insomma avete capito direi. Insomma, l'abbiamo vista veramente al volo, vi ho mostrato un po' di giochi, ve ne ho parlato velocemente, non c'è molto altro da dire in realtà, si possono ovviamente fare i salvataggi, non ci sono combinazioni particolari di tasti per salvare, semplicemente si salva come si salvava nella prima PlayStation, solo che invece che salvare su delle memory card, salva su delle memory card virtuali, che sono poi recuperabili direttamente dal main menu come avete visto. Per il resto ci sono questi 20 giochi, non si sa ancora se sarà espandibile ufficialmente oppure non ufficialmente, come è successo per la Mini NES, in cui insomma si è trovato il modo di installare ROM pirata o comunque insomma extra, oltre a in questo caso le 20 già presenti. E devo dire che i giochi della PlayStation 1 non è che siano invecchiati benissimo, purtroppo questa generazione paga lo scotto di avere innovato tanto all'epoca, insomma metà anni 90, fine anni 90, si tentavano i primi approcci alla grafica 3D, c'era la musica, quella vera, insomma c'erano altre robe rispetto alla generazione precedente, c'era tanto wow per l'epoca, 4 terzi, TV CRT, era un'altra roba rispetto al mondo di oggi, completamente un'altra roba. Mentre i vecchi giochi della generazione a 8-bit, insomma della prima generazione di console, non sono invecchiati poi così male, perché quella grafica particolare a 8-bit non è malaccio su uno schermo grande di oggi. Come vi dicevo prima, io questa qui l'ho utilizzata su un 55 pollici 4K, insomma la grafica dell'epoca è molto brutta oggi, perché viene tutta quanta un po' spiattellata sulle grandi risoluzioni di oggi, è tutto molto compresso, c'è tutto quell'effetto JPEG di compressione molto brutto, che invece non c'è ovviamente sulla grafica pixel 8-bit, che viene semplicemente insomma ingrandita, no? E quindi il pixel grande il doppio, grande il quadruplo, rimane comunque netto, nitido, ecco questo volevo dire, non c'è quell'effetto compressione JPEG che è veramente orrendo nei giochi invece che ho visto qui nella PlayStation 1, perché ovviamente all'epoca si giocava a una risoluzione infima, molto bassa.
bassa, e si puntava a un fotorealismo che sui vecchi televisori 4 terzi CRT a bassa risoluzione si poteva un minimo approcciare, ma rivista quel tipo di grafica oggi, insomma, è parecchio brutta. È anche vero che, insomma, se volete giocare quei giochi sulla PlayStation 1, questo rimane il metodo più semplice e veloce. Quei 20 giochi sono qui già preinstallati, funziona la memory, ci sono due controller, si collega via HDMI alle TV moderne, funziona istantaneamente, quindi più comodo di così, per quello che dicevo, il retro gaming comodo. E, insomma, il mio consiglio? Dipende tutto da voi. Se siete dei collezionisti, vi siete, insomma, infilati nella collezione di queste mini console, l'avete già comprata senza neanche guardare questa recensione. Se siete mega appassionati della prima PlayStation e volete avere un metodo semplice per giocare a quei particolari giochi, probabilmente in realtà li avete già emulati, o ancora meglio avete una PlayStation 1 che non è certo così rara, insomma si trova su eBay a cifre veramente ridicole, magari con tantissimi giochi piratati o inclusi, comunque all'epoca si poteva ancora masterizzare sui dischi neri, ve li ricordate? E per cui magari trovate su eBay per 50 euro trovate PlayStation 1 e 100 giochi, no? su disco, magari poi non ne va la metà di quei dischi neri o tre quarti. Però insomma fa un altro effetto, no? Usare veramente quella console lì, che però insomma aveva un attacco SCART che non è più presente nelle TV moderne, bisogna un po' adattarlo, è un po' più una sega, un po' più difficile. Se invece volete un metodo semplice, come vi ho detto in tutto il video in realtà, per giocare a quei giochi alla PlayStation 1, questa è sicuramente la soluzione migliore. Ma se non siete super appassionati, non avete proprio voglia di giocare a quei giochi, insomma, non è proprio un acquisto consigliatissimo. In ogni caso trovate il link in descrizione se siete interessati a questa PlayStation Classic, ovviamente. Io non posso far altro che ricordarvi di fare un like se vi è piaciuto il video, o un dislike se non vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, bla bla bla, tutte le solite cose, e noi non dovessimo più vederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao giovani.